Salve, sono Alex e sono al mio 14° giorno di digiuno. Siamo nel pomeriggio, sono circa le 15:15, quindi si può dire che fra qualche ora il mio terzo digiuno della vita sarà finito. È dall'anno scorso che ho iniziato questo percorso, chiamiamolo così, igienista, spirituale, depurativo. Sono contentissimo di aver fatto questa esperienza, anzi queste esperienze, perché era da parecchi anni che intendevo provare un'esperienza di digiuno controllato, di digiuno volontario. Finalmente sono riuscito a metterle in pratica e direi che i risultati sono ottimi, quindi in futuro penso proprio di farne altre, magari anche prolungate. Vi faccio vedere che nonostante sia praticamente 14 giorni che non ingerisco niente, che non metto niente nel mio corpo, sono perfettamente in grado di rimanere in piedi, di camminare, di svolgere normali attività al computer, al mio piccolo modestissimo banco di montaggio che negli anni mi sono, diciamo così, costruito, affinato, eccetera, che costituisce anche il mio hobby. E sono di ritorno da una passeggiata e da un bagno di sole che è durato circa un paio d'ore, perché una delle caratteristiche del digiuno è che resta molto tempo libero per fare un'infinità di cose che normalmente con la giornata scandita dai ritmi dei pasti, colazione, pranzo, cena e dalla preparazione degli stessi, normalmente questo tempo non è disponibile. La preparazione, il consumo dei pasti, diciamo che impiegano una considerevole quantità di tempo nell'arco della giornata. Non voglio annoiarvi troppo con la mia storia, perché ci sono storie molto più importanti della mia. Io sono partito da una condizione di relativa buona salute, qualche acciacchetto, ma nulla di importante. E questo digiuno, come dicevo, è stato caratterizzato inizialmente i primi giorni da alcuni disturbi soliti, cefalee, qualche dolore articolare, che sono quasi sempre presenti in tutti i digiuni, perché sono l'indice dell'avvenuto inizio della depurazione corporea, della detossificazione. Per il resto sono proseguito bene fino, diciamo, all'undicesimo giorno. I giorni scorsi, di sabato e domenica, sono stati invece piuttosto impegnativi, perché c'è stata predominanza di malesseri, soprattutto sensazione di freddo intenso, sensazione di debolezza. Ho provato a fare la mia passeggiata quotidiana, ma ieri sinceramente ho fatto poca strada, perché proprio non mi sentivo. Poi c'erano anche degli spasmi intestinali e altri disturbi minori. Non so se questi disturbi siano dovuti esclusivamente al decorso spontaneo e naturale del digiuno, oppure se nel frattempo, dato che c'è da diversi mesi un'influenza gastrointestinale in giro, si è, come dire, sovrapposto qualche cosa. Che comunque, anche nel caso fosse così, durante il digiuno eventuali influenze, raffreddori eccetera hanno risoluzione molto più veloce e spontanea, perché il corpo praticamente
sta facendo pulizia, le difese immunitarie si sono attivate, quindi è tutto molto più veloce nel ristabilire le condizioni normali. Oggi mi sento decisamente meglio, come dico, sono andato a fare una passeggiata, un bagno di sole che mi ha impegnato per 2 ore. Avrò percorso all'incirca 4 km a piedi, mi sento molto bene, non c'è stanchezza, non c'è più questa debolezza, questi malesseri. Nulla, da domani si inizia con la rialimentazione, che è la fase probabilmente più importante del digiuno stesso. Non è tanto, come molti pensano, importante digiunare, cioè trascorrere il tempo, perché questo dopo i primi giorni e superati i malesseri iniziali prosegue abbastanza bene, almeno nel mio caso. Poi ogni persona lo vive a modo suo e ogni digiuno presenta differenze da una volta all'altra, come è stato anche nel mio caso. Comunque la fase di rialimentazione, come dicevo, è la fase più importante, perché in questi giorni il mio fisico non è più stato abituato a ricevere alimenti, l'apparato digerente si è messo a riposo, lo stomaco probabilmente si è rimpicciolito di dimensioni e quindi bisogna risvegliare il tutto da questa specie di vacanza che gli abbiamo concesso, e non si può risvegliare certamente con dei cibi solidi o con dei cibi impegnativi da digerire. Quindi la fase di rialimentazione inizierà con dei succhi biologici di frutta, in special modo mirtillo, mirtillo rosso, carota, goji, acai, diluiti con acqua nella misura del 50%, vale a dire in un bicchiere metto il 50% di succo e il resto metto acqua pura di fonte, che è stato l'unico mio nutrimento in queste 2 settimane di digiuno. E per la giornata di domani si andrà avanti così. La giornata di dopodomani comprenderà ancora succhi, diluiti o no, spremute, arancia, limone, qualsiasi frutto succoso abbastanza acido. Nel pasto serale penso che inizierò a concedermi un po' di frutta piccola, tipo mirtilli, lamponi, tipo un kiwi o delle fragole biologiche. È molto importante nei primi giorni susseguenti al digiuno mettere le cose giuste nell'organismo, perché ci siamo ripuliti, abbiamo rinnovato in parte le nostre cellule, adesso sono pronte per ricevere il nutrimento, ma deve essere un nutrimento il più possibile sano e adeguato per formare protoplasma di buona qualità. Di conseguenza ci vogliono vitamine, ci vogliono verdure, ci vogliono sali minerali, ci vogliono enzimi, ci vuole tutta una serie di cose, e devono essere della miglior qualità possibile, quindi frutta biologica, verdura biologica, ci vogliono cereali integrali successivamente, legumi di buona qualità ancora più successivamente, e si inserisce praticamente un cibo nuovo ogni giorno per dare modo appunto all'organismo di riabituarsi, di ricostituire un po' di riserva, però questa volta di buona qualità, non certamente con grassi saturi o zuccheri raffinati o ancor peggio carni rosse, carni bianche, pesce, queste cose. Ho già avuto esperienza nei precedenti 2 digiuni che questo sistema è ottimale,
non dà nessun tipo di problemi di adattamento che un tempo erano abituali a chi ricominciava a mangiare dopo un digiuno, perché il digiuno un tempo veniva interrotto con cibi solidi e questo causava soprattutto a diverse persone, magari già costituzionalmente un po' più debole di apparato digerente, notevoli problemi. In questo modo la transizione è dolce, graduale e fatta nella maniera giusta. Oltretutto questi succhi di frutta, queste spermute, anche questi succhi di verdura contribuiscono a spazzare via le tossine accumulate durante la detossificazione che ancora sono presenti nell'organismo, soprattutto nell'intestino, dove si sono riversate in quantità attraverso la bile del fegato, e a rifornire l'organismo stesso di vitamine, enzimi e sali minerali buoni che garantiranno praticamente una durata e una persistenza dei benefici effetti del digiuno. E con questo credo che sia sufficiente, vi ho annoiati abbastanza, vi saluto e arrivederci al prossimo digiuno. Ciao da Alex!